In questa lezione impariamo come si cerca una soluzione particolare dell'equazione non omogenea quando il termine noto è di tipo trigonometrico. Partiamo da un esempio. Cerchiamo una soluzione particolare di questa equazione, y secondo più 2y' meno 3y uguale coseno di 2t meno 3 seno di 2t. In accordo col metodo di somiglianza, cerchiamo una funzione del tipo yp di t uguale c1 coseno di 2t più c2 seno di 2t, con c1 e c2 da determinarsi in modo che sia una soluzione particolare. Calcoliamo la derivata prima. Y' p di t uguale è la derivata seconda. Sostituiamo nell'equazione e facciamo i conti. Allora otteniamo adesso raccogliamo i termini comuni, abbiamo vogliamo che questa sia un'identità per ogni valore di t. Allora è necessario che i coefficienti di coseno di 2t al primo e secondo membro coincidano e che i coefficienti di seno di 2t al primo e secondo membro coincidano. Questo ci porta a un sistema lineare. Meno 7c1 più 4c2 uguale a 1 e meno 7c2 meno 4c1 uguale a meno 3. Risolviamo il sistema lineare e otteniamo i valori c1 uguale 1/13 e C2 uguale 5/13. Sostituiamo in yp di t e otteniamo la soluzione particolare dell'equazione completa, quindi 1/13 coseno di 2t più 5/13 seno di 2t. Generalizzando quanto visto nell'esempio, possiamo dire che per trovare una soluzione particolare dell'equazione differenziale con forzante trigonometrica si deve partire da una funzione della forma c1 coseno di nu t più c2 seno di nu t, con c1 e c2 da determinarsi. Calcolando y', y' secondo e sostituendo nell'equazione, imponendo poi che questa sia un'identità, troveremo un sistema lineare di due equazioni nelle due incognite C1 e C2, risolto il quale è determinata una soluzione particolare. Anche nel caso delle forzanti trigonometriche, però, esiste un caso particolare in cui il metodo appena descritto fallisce e al quale quindi bisogna fare attenzione. Vediamolo con un esempio. Cerchiamo una soluzione di questa equazione. Come abbiamo visto, il metodo di somiglianza ci suggerisce di cercare una soluzione del tipo C1 coseno di 3t più c2 seno di 3t. Però le radici del polinomio caratteristico dell'equazione omogenea sono complesse coniugate e pari a più o meno 3i. Dunque, l'omogenea ammette due soluzioni indipendenti, coseno di 3t, seno di 3t. Ne segue che applicando l'operatore L a questa funzione di prova troviamo 0 per ogni scelta delle costanti e non saremo quindi mai in grado di generare una soluzione particolare dell'equazione completa. In altri termini, la forzante 2 seno di 3t è una soluzione dell'equazione omogenea. Perciò è chiaro che nessuna funzione simile alla forzante potrà essere soluzione dell'equazione completa. Si tratta ovviamente di un caso molto speciale, quello che in fisica si chiama risonanza. Dal punto di vista matematico, il caso è analogo a quello in cui il termine noto è una funzione esponenziale c elevato a alfa t che risolve l'equazione omogenea corrispondente.
In quel caso abbiamo visto che si poteva trovare una soluzione del tipo C per T per E all'alfa T. Lasciandoci guidare dall'analogia, cerchiamo allora anche in questo caso una soluzione di questo tipo. Calcoliamo le derivate, la prima e la seconda, e sostituiamo. Osserviamo che i termini moltiplicati per t si elidono. Rimangono altri termini non nulli. Imponendo che questa sia un'identità, otteniamo un sistema lineare per C1 e C2. Quindi possiamo concludere che meno un terzo t coseno di 3t è una soluzione dell'equazione differenziale non omogenea. In definitiva, il metodo di somiglianza non funziona se la forzante trigonometrica è soluzione dell'equazione omogenea associata. Notiamo che questo può accadere solo se sono soddisfatte due condizioni. Prima di tutto, l'equazione omogenea deve essere di questo tipo, cioè B deve essere 0. Ovviamente A e C devono essere concordi, altrimenti il polinomio caratteristico ha radici reali. Infatti, in caso contrario, la soluzione dell'omogenea è sì una combinazione lineare di seni e coseni, ma è moltiplicata per una funzione esponenziale. Una volta soddisfatta questa condizione, ponendo omega quadro uguale C su A, l'equazione può essere riscritta come y secondo più omega quadro y uguale a 0. A questo punto possiamo riscrivere l'equazione in oggetto in questo modo. La seconda condizione che deve essere soddisfatta affinché l'equazione rientri nel caso speciale è, evidentemente, che nu sia uguale a omega, o anche, con un linguaggio tratto dalle applicazioni, che la frequenza della forzante sia uguale alla frequenza propria. Possiamo, in definitiva, riassumere i risultati nel modo seguente. In generale, una soluzione particolare dell'equazione differenziale con forzante trigonometrica, con alfa, beta, nu assegnati, si può cercare in questa forma, con C1 e C2 da determinarsi. Notiamo esplicitamente che anche se il secondo membro contiene una sola delle due funzioni trigonometriche, la soluzione va cercata comunque, a priori, come combinazione lineare di entrambe. Fa eccezione alla regola il caso in cui f di t risolve l'equazione omogenea. Questo accade se l'equazione ha questa forma. In questo caso, la soluzione va cercata in questa forma. In definitiva, abbiamo due casi, quello in cui B è diversa da 0 e quello in cui è uguale a 0 e la frequenza della forzante è uguale a quella propria. Bye.